Eccomi qua. Allora, anche oggi sono veramente molto felice. Come potete vedere, mi trovo nella mia postazione, così la chiamo, all'interno degli studi dell'edizione musicale Casa del Sonora, che vi invito, insomma, a venirci a visitare uno, perché a noi ci fa veramente sempre molto piacere, e anche perché, insomma, da un po' di tempo, da un po' di anni, siamo entrati a far parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, per cui c'è un'occasione in più, no? Anche per conoscere più direttamente proprio la storia, la cultura e patrimonio della nostra terra, per cui insomma, Via della Pace 28, Savignano, uscita Valle del Rubicone, ci trovate, veramente molto molto semplice da arrivare. Comunque se trovate difficoltà, basta insomma farci una telefonata e noi saremo molto lieti di accompagnarvi. Andiamo, andiamo, perché veramente il tempo passa molto velocemente, siccome voglio dare spazio ancora di più alla musica, che è la protagonista di tutte le nostre giornate, andiamo subito con il primo brano. È Atomica 69 e troviamo qui un video Marcord dove vede sul palcoscenico il folklore di Romagna. Dall'inaugurazione della Badia di Montalto di Sarsina, qui si trova nell'entroterra appunto romagnolo, il saluto della banda di Sarsina, e voglio anche fare uno speciale ringraziamento alla nostra amica di Viviana Zanetti, che ci ha inviato appunto questo breve video dove vede appunto questo saluto, questo omaggio a Secondo Casadei. E poi ascolteremo da Vincenzi il brano Verso casa mia e chiuderemo la nostra giornata di oggi con Mercedes, con l'interpretazione di Gianfranco Azzalli, che è stato anche lui ospite della serata Secondo, un pezzo da 90 dalla Ca' del Ballo di Ravenna. A dopo! Giuliano Ciribolla. Thank you.
Le edizioni musicali Casadei Sonora di Savignano sul Rubicone aprono le proprie porte a singoli, gruppi e scolaresche per raccontare il mondo di Secondo Casadei e la storia della musica da ballo romagnola. Nella sua residenza, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, potrete ammirare lo studio in cui il maestro fondatore dell'Orchestra Casadei ha scritto gran parte delle sue 1000 composizioni, ed inoltre spartiti originali, strumenti musicali, manoscritti, fotografie, divise, premi e riconoscimenti di stima e di affetto che documentano una carriera lunga 50 anni. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Più bella è la strada di casa. Vedo la chiesa spuntar, vedo gli amici del bar, sento l'odore dell'aria del mio paesello. Ridere o piangere ormai non ha importanza per me. A casa mia c'è sempre qualcuno che aspetta. Vedo la chiesa spuntare, vedo gli amici del bar. Questa è la strada più bella, è la strada del cuore. Paesello, ridere
piangere ormai non ha importanza per me. A casa mia c'è sempre qualcuno che aspetta. Vedo la chiesa spuntare, vedo gli amici del bar. Questa è la strada più bella, è la strada del cuore. Eccomi qua, solo per concludere, salutarvi, non potevo non chiudere, insomma, non ricordarvi che sono molto felice di essere con voi anche in tutte le mie giornate e naturalmente vi aspetto a domani. Ciao amici.
Gianfranco Azzalli, Mercedes.